Cos'è una pianta succulenta? Sono quelle piante che spesso vengono impropriamente chiamate piante grasse, che sono dotate di particolari tessuti, anche detti succulenti, che sono capaci di immagazzinare grandi quantità di acqua. L'acqua che assorbono durante i periodi di pioggia viene amministrata da queste piante durante i periodi di siccità. Per la presenza di questo tessuto succulento, queste piante spesso prendono delle forme tipiche a rosetta, colonnari, sferiche e appiattite. Alcune volte le succulente vengono erroneamente scambiate per i cactus, che in realtà sono solamente una famiglia di questa tipologia di piante. Mentre quasi tutti i cactus sono succulente, non tutte le piante succulente sono cactus. Infatti esistono altre famiglie come le Crassulacee o le Agavacea. Le succulente sono molto adatte a vivere in zona con poca presenza di acqua e riescono ad assorbire grandi quantità di acqua che immagazzinano grazie al loro tessuto succulento, detto parenchima acquifero, che è spugnoso ed è formato da cellule rotondeggianti. Dopo che assorbono l'acqua e la immagazzinano, questa sarà a disposizione dell'intera pianta al bisogno. La produzione di peluria o le spine sono anche usate per diminuire le perdite per traspirazione delle piante. Quali sono le caratteristiche che le piante succulenti usano per evitare la perdita di acqua? Foglie assenti, ridotte o con forme ovali sferiche. Il fusto è la principale sede della fotosintesi. Crescita compatta. Presenza di cere e peli sulla superficie per ridurre la perdita di acqua. Queste piante sono originarie delle zone aride o desertiche, dove sono in grado di resistere a lunghi periodi di siccità. Crescono soprattutto in terreni desertici ed aridi. Le si può comunque trovare in quasi ogni clima della Terra dove le temperature medie sono sopra gli 0 gradi centigradi e in cui le piogge sono molto scarse. Non si trova in zone con assenza totale di pioggia, in quanto hanno bisogno della loro riserva idrica per sopravvivere. La coltivazione di queste piante è consigliabile in esterno, poiché non sopravvivono molto bene in appartamento, poiché manca la luce, l'aerazione e la temperatura che necessitano per essere in salute. Le piante succulente sono capaci di vivere nei terreni più disparati, ma la cosa molto importante è che il terreno sia poroso e drenante in modo tale che l'acqua non ristagni, il che potrebbe portare al marciume delle radici. In questo caso, ad esempio, anche le innaffiature eccessive possono essere un problema per le nostre piante succulente. Siccome ci sono molte varietà di piante, non vi è un consiglio generico per tutte. Ma delle informazioni utili da sapere, ad esempio, sono la zona di provenienza per capire il modo in cui razionare l'acqua. Ci sono tantissime altre informazioni importanti da sapere su queste piante. Questo è solamente il nostro primo video, in cui vi è una piccola introduzione sull'argomento. Con i prossimi video andremo ad approfondire vari argomenti su questo fantastico mondo. Seguici su piantasucculenta.it.